Tutto esaurito nelle strutture alberghiere e extraalberghiere, va bene anche in provincia con ricadute importanti. Funzionano i controlli contro, soprattutto grazie alle forze dell'ordine, all'interforza contro l'ambulantato abusivo. Ma come va il commercio in questa prima fase di lucido artista? Guardi, devo dire che una cosa l'ha detta lei, la prima cosa è fare un plauso alle forze dell'ordine, a tutti gli organi di polizia, ai carabinieri, i nostri vigili urbani che stanno lavorando sodo e quindi a loro va il nostro grande plauso e applauso. Che cosa devo dirle? Questo Ponte dell'Immacolata è stato un boom. Diciamo alla faccia veramente di qualcuno che diceva luci brutte, luci belle. Le luci si devono vedere accese e alla fine la tendenza, come in tutte le cose, come nella moda, come nell'arte, la fa sempre la gente. La gente detta la linea e Salerno deve solo presentarla. Quindi la gente per il 13° anno di fila ha scelto Salerno come la città delle luci. Bellissimo questo weekend, suoni, colori. Spettacolo per i bambini all'Agusteo, i colori della ruota e devo dire che i servizi sulla RAI hanno testimoniato oggi che Salerno ha una rilevanza importante sulla ribalta nazionale. Guardi, le devo dire una cosa, mi faccio un giro solitamente dei commercianti per vedere alla fine se l'evento Lucido Artista tira in fila. Ho trovato, e lo voglio menzionare, una memoria storica del commercio salernitano. Mi permette di fare il nome Adolfo Gravantino. Una persona obiettiva che non è né per uno né per l'altro, scrive per come lui le vede. Mi ha detto: Assessore, non pensare a nessuno, stiamo lavorando, io sto lavorando, stiamo lavorando meglio dell'anno scorso. Per me Adolfo sicuramente non è il Vangelo, ma per me che sono un giovane assessore, la parola di Adolfo Cavagnolo, che è una memoria storica del commercio salernitano, fa tendenza. Lui non è il solo, sicuramente possiamo fare sempre di più. E meglio, siamo pronti a farlo, la mia porta è sempre aperta, la porta dei colleghi è sempre aperta, andiamo avanti e facciamo ancora di più. Guardi, quando si va sulla sicurezza e si fanno rispettare le regole, sicuramente, si tutelano le persone, ma si tutelano anche gli imprenditori onesti. Non ci sono modi per non tutelare e per danneggiare gli imprenditori. L'unico modo è quello che non ci deve essere un lassismo passato. Perché se c'è un lassismo passato di non far rispettare le regole, poi oggi invece che si fanno rispettare sembra che ci sono degli aspetti militari, voglio dire, o che si vuole danneggiare niente. No, bisogna solo ripristinare la legalità. Guardi, lo dico sempre, ho fatto il gestore di locali per 27 anni, questo problema della capienza c'è stato sempre, nessuno mai ha rispettato le regole. Oggi più che mai questo fenomeno deve essere assolutamente debellato, non basta solo un mese di spot e poi ritornare alla normalità, quindi non bisogna abbassare la guardia insieme, noi stiamo facendo tanti incontri in questo senso con gli operatori per far sì che la gente si educhino, non è detto che con un numero minore di persone la gente si diverta meno, anzi a volte chiacchierare, stare più sereni tra un tavolo e l'altro e bere un drink o fare una chiacchiera può essere anche più bello e più divertente. Poi assolutamente niente di pagati più come non succedere delle tragedie, perché voi pensate alla mamma di quei figli di quello che è successo. Quindi a volte dobbiamo ripensare anche un po' tutti quando un'amministrazione fa delle scelte. A volte, voglio dire, delle scelte bisogna essere anche più comprensivi quando un amministratore fa una scelta impopolare a volte. Perché dietro ci sono tanti rimorsi. Ognuno di noi, prima di fare l'amministrazione, ha un compito molto più importante che non è a termine come quello di assessore, è quello di essere padre e genitore. È la storia, la parte storica di Salerno che ospita probabilmente una delle espressioni della contemporaneità più importanti, italiana, Savini. Sì, abbiamo avuto quest'anno la grande fortuna di riuscire a convincerlo ad esporre qui da noi, un lavoro che è partito da lontano. Dallo scorso anno abbiamo iniziato a parlarne con l'artista e siamo riusciti ad organizzare una mostra importante che parte da un suo bagaglio di opere già esposte un po' in tutto il mondo, con una costruzione in continuità con nuove opere che ha preparato appositamente per la nostra mostra di Salerno. Quindi per la prima volta verranno esposte in Italia proprio a Salerno.
Ci sarà una parentesi dedicata alla musica con un altro grande italiano. Sì, in concomitanza con il ventennale della scomparsa l'11 gennaio era doveroso per passione condivisa tra i membri dell'associazione e la comunità regalare una giornata in ricordo di Fabrizio De André e abbiamo presentato un progetto importante alla Fondazione Fabrizio De André Onlus, assicurando la presenza di Michele Ascolese, di nascita salernitana e chitarrista di Fabrizio De André per 10 anni, quindi ha percorso lungo e largo tutta l'Italia e l'Europa nei concerti con Fabrizio De André, quindi è la sua memoria storica. Uno degli interpreti più raffinati che lo racconta in giro per l'Italia è Carlo Ghirardato, e ci sarà la presenza di Domenico Ingenito, un nostro violinista, e sei il fiore all'occhiello della serata. È una serata particolare perché sarà organizzata a sostegno della Open, un onlus molto importante che lavora nell'ambito della oncologia pediatrica, molto famosa, e quest'anno ha avuto un riconoscimento importante come miglior onlus d'Italia nel 2018. Quindi teniamo molto a collegare le due iniziative per il fine benefico a cui sono destinate. Come possiamo descrivere Savini, diciamo uno dei maggiori interpreti della contemporaneità italiana e non solo? Possiamo sicuramente definirlo un grande sperimentatore in quanto lavora su delle forme innovative, radicali, ma allo stesso tempo possiamo anche collocarlo in un grande paesaggio della tradizione del contemporaneo e in più anche un nervo politico, militante, passionale, quindi un artista sperimentale, innovativo e passionale. L'università con lei torna un po' a Salerno, no? È un'antica aspirazione questa. Un'antica aspirazione, e l'obiettivo è quello di creare dei ponti continui con degli spazi di ricerca associativi, culturali presenti sul territorio, e l'occasione è data non tanto dalla mostra ma dai talk a corredo della mostra, dove coinvolgiamo diversi docenti del nostro Ateneo, perché è un modo per continuare a rendere vivo, pulsante un sapere accademico dentro il territorio attraverso le pratiche del contemporaneo, attraverso anche un linguaggio molto più dialettico, molto più vicino al nostro tempo.